Ecco, grazie alle nostre pressioni in Consiglio e in Commissione, la Giunta Toti ha abbandonato la folle idea di individuare le 15 aree per l'insediamento della GDO in Liguria e si indirizza verso la presentazione di un testo basato sui criteri di insediamento. Ripeto, se non sono un velo sotto la quale si nascondono le 15 aree è un passo avanti, se è un velo è un pietoso passo indietro. Individuare 15 nuove aree vuole dire sì a priori a 15 nuovi centri commerciali sicuri, di cui, dicevo, 8 a Genova. E questo è, in sintesi, l'effetto devastante del fortunatamente ex articolo 1 del nuovo testo unico del commercio. Oggi l'attenzione si è spostata sull'individuazione dei criteri, su questo dobbiamo lavorare, come forza politica, su questo testo. Noi non riteniamo comunque sufficienti queste novità sul testo unico del commercio in Liguria, perché per noi, in riferimento alla grande distribuzione organizzata, il criterio unico da inserire nel testo unico è stop a nuovi centri commerciali. Diciamo che questo anche a tutela del nostro fragilissimo territorio, oltre che del piccolo commercio, per fermare una volta per tutte l'insediarsi della grande distribuzione o distruzione organizzata in Liguria. L'unica via percorribile, lo ripeto e concludo, si chiama F corta, la filiera corta a chilometro zero, per rilanciare un commercio di prossimità che si traduce in occupazione sostenibile, riqualificazione dei quartieri, tutela e qualità dei nostri prodotti locali, salute pubblica, individuale e collettiva, quindi salute umana, e diritti dei lavoratori.